La prossima settimana siamo pronti a partire anche con l'intervento di riqualificazione di quello che è il sottopasso di Ponte Sasso, laddove tempo fa siamo intervenuti, diciamo, nella parte alta. Oggi, grazie a quello che sono delle risorse ministeriali del PNRR che ci siamo aggiudicati a inizio anno, interverremo invece con una riqualificazione e un risanamento più sostanziale di tutte quelle che sono le parti di cemento ammalorato e quindi di tutto quel ferrame a vista che si è deteriorato nel tempo, ma anche con la sostituzione di parapetti, con tutta una nuova illuminazione a LED, con un nuovo, diciamo, del nuovo materiale su quelli che sono i camminamenti, tanto che verrà utilizzata della materia illuminante, proprio che favorirà di notte la percorrenza sia di visibilità, ma è chiaro che questo permetterà ai pedoni di attraversarle anche con maggiore sicurezza. Oltre a questo verrà fatto anche tutto un lavoro di idrosabbiatura, di rasatura di quello che è il cemento stesso, di pittura, quindi verrà ripitturato completamente e verrà migliorato anche il parcheggio nella parte alta, dove oggi ci sono dei cordoni di tutti ammalorati, e lo stesso asfalto è in condizioni precarie, per cui metteremo mano con certezza anche lì. Questo è un intervento molto importante che dà valore a quello che poi è un punto di connessione tra il centro abitato e la zona del mare, perché anche questi luoghi devono essere ben tenuti per preservare sia la sicurezza di chi li attraversa, ma anche la stabilità. Ricordiamo che sottopassi poi precludono comunque una parte che va attraversata sia nella parte sotto ma anche nella parte alta. Ecco, per noi la sicurezza è una priorità. I lavori verranno conclusi entro fine anno. Nel frattempo, diciamo che per tutto il periodo dei lavori l'area di intervento verrà interdetta, perché altrimenti la ditta sarà in grande difficoltà in termini di sicurezza per svolgerli al meglio, ma potranno essere utilizzati gli altri due sottopassi vicini.